Una buona serata e bentrovati a questa seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo facendo il punto con i numeri dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 20 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi, come ogni lunedì, da un basso numero di tamponi molecolari, 627, risultato così positivo il 3,19% dei campioni, eseguiti anche 1087 test antigenici. In aumento i ricoveri, che passano dagli 87 di ieri ai 95 di oggi. Si registrano anche due decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così dall'inizio dell'emergenza a 2529. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 76 anni. Gli attualmente positivi sono 2287, meno 46. 88 pazienti, più 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. E 7, numero invece invariato, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2192 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti delle ultime ore sono 63. Andiamo a vedere i cambiamenti provincia per provincia. Più 11 casi in provincia dell'Aquila, più 8 in provincia di Chieti, più 10 in provincia di Pescara, numero invariato invece in provincia di Teramo, meno 6 per persone che risiedono fuori regione, mentre per 120 con un decremento di 4 unità sono in corso verifiche sulla provenienza. I profughi afghani stanno lasciando il campo base di Avezzano, trasferiti negli alberghi abruzzesi, così come verso altre regioni italiane. Da quanto si apprende, in totale dovrebbero essere circa 170 gli afghani che rimarranno invece in Abruzzo. I primi profughi afghani iniziano a lasciare il campo base di Avezzano, allestito per poter ospitare circa 1300 persone in fuga dal paese medio orientale. Uomini, donne e bambini saranno sistemati negli alberghi di diversi comuni che si sono resi disponibili, tra cui Montorio Alvomano. Montorio è pronta, oggi arriveranno 24, siamo nella fase di quarantena, quindi una risposta immediata della macchina organizzativa di Regione Abruzzo e la Protezione Civile. È stata chiesta la disponibilità, hanno cercato la disponibilità di alcuni territori, noi abbiamo dato la massima disponibilità, lavoriamo in squadra con il Presidente Marsiglio, lavoriamo in squadra con la Protezione Civile e poi nella seconda fase, quindi quando, se ho ben capito, entreranno in gioco le prefetture per una fase non più di quarantena ma più strutturata anche rispetto all'emergenza che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Montorio è pronta con tanta tranquillità, tanto entusiasmo, perché a nostro avviso non solo qui c'è il filo conduttore principale che è quello della solidarietà, ma parliamo di persone che negli ultimi 20 anni hanno lavorato a fianco di americani, hanno lavorato a fianco di italiani, di inglesi e di francesi, e dall'oggi al domani si sono visti cambiare completamente lo scenario quando gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, hanno preso gli aerei e stanno andando via da Kabul. Nelle prossime ore inizierà anche il trasferimento verso altre regioni italiane. In Abruzzo dovrebbero rimanere, nel tentativo di rifarsi una vita, circa 170 afghani, pari allo 0,01% della popolazione attualmente residente nella nostra regione. E mentre ci sarebbe un accordo delle ultime ore tra Turchia, Qatar e talebani per la gestione dell'aeroporto di Kabul, i nuovi padroni del paese dovrebbero permettere le partenze, o almeno così hanno fatto sapere, anche dopo il 31 agosto. Data limite per le forze occidentali entro cui abbandonare lo Stato islamico. Secondo una stima del New York Times, sono circa 300.000 gli afghani che hanno collaborato in generale con l'Occidente e da quando gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare il paese al buio e all'oscurantismo dei talebani, la maggior parte di loro sarebbe ancora lì. Se il ponte aereo dovesse restare anche a settembre, è quindi probabile che altri profughi arrivino provvisoriamente in Abruzzo. Siamo al lavoro per individuare i comuni disposti ad
accoglierli, ha dichiarato il presidente dell'ANCI, D'Alberto. Come comune di Teramo, insieme alla Sole De Santis, oggi incontreremo la prefettura, perché abbiamo il sistema SPRAR che è già attivato sul nostro territorio, il cui potenziamento e il cui sviluppo servirà ovviamente anche a organizzare l'accoglienza dei tanti rifugiati, le tante famiglie che abbiamo visto ad Avezzano, in quello che è uno dei centri più grandi d'Italia di accoglienza grazie alla Croce Rossa, tante famiglie appunto che vivono questo momento come una vera e propria liberazione, tanti i bambini ai quali ovviamente dobbiamo rivolgere la nostra attenzione per costruire loro un futuro diverso. A quanto diffuso dalla ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila, nessuno di coloro che sono arrivati è risultato positivo al Covid e finora sono state inoculate ai profughi oltre 470 dosi di vaccino. Cambiamo decisamente argomento. A Chieti questa mattina i cittadini sono scesi in piazza per manifestare contro la carenza idrica che dura ormai da settimane. Ad ascoltare le loro istanze è arrivato il sindaco Diego Ferrara. Cittadini, strada a Chieti questa mattina c'è questa manifestazione, carenza idrica, siete davvero esasperati? Esasperati, sono anni praticamente che manifestiamo per avere giustizia e soprattutto avere l'acqua nei rubinetti e non nelle autobotti, che come la Presidente Brandelli ha detto, Chieti forse non ha tutti questi problemi perché le autobotti sono arrivate in poca, forse pochi. Forse la Presidente deve sapere che quando uno ha bisogno d'acqua, magari scende anche dal vicino, va nella fontanella e se la riporta a casa oppure va a fare la doccia a casa della mamma o della suocera, perché l'autobotte tampona, non risolve, così come non risolve nella pompa e nell'autoclave. Noi allo scalo non abbiamo l'acqua né di giorno né di notte, non riduzioni notturne, noi non abbiamo l'acqua, ai piani alti abbiamo dei piccoli serbatoi personali che non si riempiono assolutamente, per 4 giorni siamo stati a secco completamente, 4 giorni, al che io chiedo, abbiamo iniziato a manifestare perché quando mi sono resa conto che la situazione era così grave, ho chiesto al sindaco, sono venuti qui per sapere da ottobre ad oggi quali sono stati i piani di interventi effettivi per valutare, per verificare quali sono stati i lavori che l'ACA doveva fare e c'era stato detto che avrebbe fatto, perlomeno praticamente a marzo del 2022 alle telecamere di Striscia Notizia la Presidente Brandelli disse che sarebbero terminati tutti i lavori, ad oggi sappiamo che non è stato fatto assolutamente nulla. Noi abbiamo incontrato anche l'ACA ad agosto del 2020 e ci hanno detto che il grosso del lavoro sarebbe terminato a dicembre del 2020, non si è visto niente. Cittadini chiedono delle risposte alla politica, in questo caso all'ACA e anche all'amministrazione comunale di Chieti. Il discorso è questo, che noi ci siamo visti come amministrazione con la dirigenza dell'ACA e con i suoi tecnici già dall'ottobre del 2020. Negli ultimi incontri la dirigenza dell'ACA ci ha detto che avevano messo in campo 3 milioni di euro per la rilevazione e l'ammodernamento e la riparazione delle strutture idriche ammalorate. Siamo ancora in attesa di sapere in quali punti queste riparazioni sono state fatte, quale sia la strategia futura. Ma abbiamo fatto anche di più, ovvero sia abbiamo innalzato l'asticella delle responsabilità in senso buono ovviamente e di compartecipazione, parlando di un tavolo tecnico a livello regionale con l'ERSI e la Regione per obbligare la Regione a mettere sul tavolo dei fondi certi, dei fondi economici certi ed un piano di ristrutturazione del sistema idrico integrato, perché è chiaro che vengano definite nelle loro varie gradualità tutte le competenze e responsabilità che ci sono. Tra un anno la gestione delle Naiadi andrà al comune di Pescara, così gli amministratori comunali della Lega a poche ore dall'assegnazione della gestione dell'impianto alla Pretuziana. Si torna a parlare delle Naiadi, voi lo avete fatto attraverso un comunicato in cui avete detto chiaramente che tra un anno le piscine e le Naiadi verranno gestite dal comune di Pescara. Di recente però c'è stata l'assegnazione tramite bando alla Pretuziana di Teramo.
Sì, intanto aspettiamo con ansia che sia giudicato l'avviso pubblico, riapra in tempi rapidi per fornire questo servizio che la città necessita, che tutto il comprensorio vuole da troppo tempo, e quindi di questo siamo felici. E poi contestualmente, in quella che diciamo la delibera che è stata approvata in giunta regionale, c'è questo impegno in questo anno, quindi da qui alla fine di questo anno di gestione della Preduziana, si facciano tutte le attività amministrative necessarie affinché si produca una legge regionale che possa passare la gestione della struttura e anche della proprietà al Comune di Pescara, che è un po' quello che il Consiglio Comunale ha detto in più di un'occasione con degli ordini del giorno votati a maggioranza, anzi all'unanimità. Quindi il percorso è questo, si farà questo anno con questa gestione e poi durante questo anno si lavorerà affinché il Comune di Pescara sia nelle condizioni migliori per poter ricevere la struttura e finalmente, io dico, probabilmente anche per un periodo lungo, finalmente riusciremo a dare una gestione duratura e anche valida a questa struttura che necessita di tempi certi e anche di serenità. Resta però questa diversità di vedute tra la Lega e Fratelli d'Italia, per esempio? La politica è fatta di confronto, è fatta anche di diverse vedute tra chi gestisce la cosa pubblica. Noi abbiamo visto per troppi anni una gestione privata della struttura che non ha portato a frutti concreti, e se ci troviamo in queste condizioni è perché le troppe gestioni che si sono avvicendate e non hanno portato a grandi benefici. Riteniamo che questo sia il momento migliore perché il Comune di Pescara metta insieme con quelle che sono le sue partecipate le professionalità giuste per gestire la struttura. Peraltro siamo in un periodo in cui attraverso il PNRR e il Recovery arriveranno diversi fondi a tutte le regioni italiane, quindi anche all'Abruzzo, e quindi riteniamo che l'Abruzzo debba spendere alcuni di questi soldi per sistemare al meglio una proprietà della regione. Quindi quale occasione migliore in questo periodo storico per poter investire su un impianto di pregio come quello delle Naiadi? Io credo che non ci sia, e quindi siamo convinti della bontà della nostra idea. E adesso torniamo sulla vicenda della Sevel con le parole di Simone Marinelli, coordinatore nazionale Automotive FIOM CGL, che spiega come va aperto un confronto rapido, serrato con azienda, istituzioni per avere rassicurazioni e garanzie per la produzione dello stabilimento Sevel e della Val di Sangro, che è il polo industriale che gira intorno alla Sevel, perché quello fermo quello e fermo anche l'indotto. Secondo Marinelli si cerca un percorso di lotta comune e se il governo non si muove ci sarà una richiesta di incontro sia al governo che all'azienda. Lo stabilimento Sevel, spiega Marinelli, produce un prodotto di punta per Stellantis. C'è un rischio che ci preoccupa, che quello stabilimento possa essere ridimensionato per non rispondere più alla domanda di mercato, perché nel frattempo c'è questa apertura, pare come anticipazione, dello stabilimento in Polonia. A partire dal fermo produttivo fino al 4 settembre, aggiunge il sindacalista, c'è il rischio di ridimensionamento dello stabilimento con la mancanza di garanzie occupazionali per i lavoratori, e siamo disponibili a trovare soluzioni, dice Marinelli, per i lavoratori precari. Noi chiediamo stabilizzazioni, ma c'è anche la possibilità di mandare in pensione chi può, e c'è il contratto di espansione. Infine, sostiene Marinelli, pesa una mancanza di politica industriale del governo. Stiamo chiedendo di ripartire in fretta con i tavoli per parlare di Stellantis, del piano industriale, della situazione della componentistica, la crisi dei semiconduttori. Abbiamo bisogno di innovazione, garanzie occupazionali e impedire delocalizzazioni. Grande attesa per l'ultimo giorno di Fermenti d'Abruzzo, Festival delle birre artigianali abruzzesi che anima il calendario di Estatica al porto turistico. La kermesse è giunta alla sua sesta edizione. Assessore, la regione è sempre vicina alle iniziative dei piccoli imprenditori, oggi si parla di birre e si chiude questa sesta edizione di Fermenti d'Abruzzo, ci sono tante aziende che producono birra nella nostra regione. C'è molto fermento, negli ultimi anni stanno crescendo, da diverse aziende stanno nascendo dei birrifici artigianali di altissimo livello, di altissima qualità. Come Regione Abruzzo noi per la prima volta quest'anno abbiamo approvato proprio una norma, una legge che riorganizza un po' tutto quanto il settore, riorganizza, semplifica, dà incentivo sulla promozione
costruisce un percorso di promozione, dei disciplinari specifici su quella che può essere la produzione. Insomma, stiamo come Regione Abruzzo valorizzando, mettendo in piedi quello che può essere un percorso, diciamo, di valorizzazione vera, perché è una di quelle attività su cui crediamo che possa esserci una grande crescita. Chiude questa sera la sesta edizione di Fermenti d'Abruzzo, il festival delle birre artigianali abruzzesi. Salce, è questo un settore in grande sviluppo, in grande evoluzione della nostra regione? Noi come Camera di Commercio abbiamo puntato già da diversi anni allo sviluppo di questo settore. In Abruzzo ci sono già 48 micro birrifici e quindi comincia a diventare una realtà. C'è anche un risvolto occupazionale importante, ma soprattutto quello che noi tendiamo a valorizzare è l'alta qualità del prodotto che si produce in Abruzzo e molto opportunamente legato ad una filiera di produzioni locali, ed è un settore che è partito già con un livello alto anche dal punto di vista culturale. A Pescara si parla di birre, è un settore in grande evoluzione, c'è anche una guida che illustra le birre del nostro paese. Sì, abbiamo ormai da 12 anni questa guida birre d'Italia edita da Slow Food Editore. È un lavoro importante in cui cerchiamo di raccontare tutto il territorio nazionale di quello che è uno dei settori più interessanti degli ultimi 20 anni, indubbiamente. È importante fare una presentazione qui in Abruzzo perché l'Abruzzo da sempre ha un rapporto con questo prodotto estremamente interessante. È una regione che, oltre a un buon numero di birrifici, ha anche una qualità estremamente elevata e una capacità, devo dire, piuttosto unica, nel senso che oggi è una cosa molto diffusa, ma ai tempi, quando il movimento è iniziato, non lo era così, anche di avere un bel rapporto con il proprio territorio, con l'utilizzo di materie prime, con la valorizzazione, no, di quello che il territorio è in grado di proporre. A Pineto invece una mostra pittorica racconta I fiori del male, la più celebre opera del poeta francese Charles Baudelaire. Sarà visitabile gratuitamente fino al 3 settembre. Baudelaire arriva a Pineto, una mostra pittorica a cura di Arianna Leardi dà forma all'opera più famosa del poeta del XIX secolo, ovvero I fiori del male, la raccolta di una bellezza sinistra e fredda che per ammissione dell'autore in una lettera alla madre è stata scritta con furore e pazienza. Gli stessi sentimenti hanno mosso il pennello dell'artista abruzzese nell'anno del 200° anniversario dalla nascita dell'esponente chiave del simbolismo. Sono passati 200 anni dalla nascita di Baudelaire, eppure le sue poesie sono ancora così straordinariamente attuali, perché non sciolgono le contraddizioni dell'essere umano in tutte le sue fragilità. La mostra, a ingresso gratuito, si trova a Villa Filiani e sarà visitabile tutte le sere fino al 3 di settembre. Si tratta di un omaggio al celebre scrittore francese, le cui liriche oggi sono ancora attuali, utili a indagare le forme del quotidiano, del sordido, dell'abietto e del vizioso, in contrapposizione a un'idealizzata purezza. Come possiamo dimenticare l'uragano che nasce nell'occhio della passante, oppure il poeta che in corrispondenze diventa un veggente, riuscendo a guardare anche oltre, oppure quella donna, angelo e demone. Questa è una mostra pittorica in cui diventa percorso visivo di alcune poesie della raccolta di questo straordinario libro. Dunque possiamo leggere I fiori del male come uno specchio in cui conoscere noi stessi? Sì, possiamo. Dopo il buon successo avuto sul web e in televisione, Misteri Vestini, il programma ideato e condotto da Loris Di Giovanni, ha ricevuto il premio internazionale IRDI Destinazione Arte 2021, giunto alla sua seconda edizione. Si è tenuta a Penne, presso la sala consigliare del municipio, la seconda edizione del premio internazionale IRDI Destinazione d'Arte 2021. Dopo la precedente edizione, che si è svolta a Firenze nel Palagio di Parte Guelfa, quest'anno sono stati premiati 35 personalità di eccellenza che nel quotidiano si occupano di comunicare le arti, la letteratura e la cultura. Il premio è presieduto da Massimo Pasqualone, con la presidenza onoraria di Anella Prisco, e composto da Eugenia Tabellione, Carlo Gentili,
Maria Basile, Maria Grazia Genova, Elisabetta Grilli. L'arte è un bene di rifugio straordinario, non solo in termini di investimento economico, ma come creatività, come coraggio, come speranza, come voglia di ripartenza, e soprattutto l'arte è un bene straordinario per le emozioni, per la bellezza. Quindi gli artisti, pur nella pandemia, hanno lavorato, hanno prodotto, hanno pubblicato libri, hanno organizzato mostre, hanno dipinto, hanno scolpito, e qui siamo a Penne per testimoniare questo. Ma sicuramente le nostre radici, perché qui in Abruzzo abbiamo una storia che non ha nulla da invidiare a nessun altro luogo del mondo. Noi gli abruzzesi siamo per tradizione un popolo restio, però conserviamo la memoria e la cultura. Attira sempre moltissimo l'arte, questo è vero, i colori, come diceva Cesare Pavese, non piangono e quindi hanno sempre la loro attrattiva che non perde mai di moda. Tra i premiati anche la trasmissione Misteri Vestini di Loris Di Giovanni, fortunato format realizzato in collaborazione con la testata Vestina Web TV, è andato in onda proprio sui canali di TV6. Tra i paesi visitati Pianella, sulle tracce di un carbonaro, Vincenzo Cipriani, e di un manoscritto massonico misterioso, l'epopea della famiglia De Felici e dei legami con Giuseppe Garibaldi, ma anche della permanenza in città di Enrico Sappia, un agente segreto di Mazzini. Poi a Loreto Brutino, per narrare la storia dell'antica cartiera gestita da patrioti ascolani, i vecchi, e poi a Nocciano per ripercorrere le gesta del canonico Don Camillo Mapei. Ci ha permesso di girare a Pianella, a Loreto, ma anche a Nocciano, cercando delle storie particolari e raccontandole. Queste storie sono state così ben accettate dal pubblico, anche se sono andate benissimo pure sul web, ma soprattutto c'è un interesse di Rai 1 per l'ultima puntata, quella di Nocciano, per il programma protestantesimo. E adesso apriamo la pagina di sport e calcio. Il successo di sabato sera contro l'Ancona Materica fa partire col piede giusto il campionato del Pescara, che si prepara ad accogliere i ritorni di Balzano e Rizzo. Il punto sul mercato, anche con le questioni Galano e Busellato, insieme al direttore sportivo biancazzurro Luca Matteassi, che lascia la porta aperta ad ulteriori due arrivi. Abbiamo creato anche molte palle gol, il secondo tempo abbiamo deciso di aspettarli, non ha funzionato benissimo, diciamo, però abbiamo creato tante palle gol, le abbiamo sfruttate, poi hanno pareggiato e, come si dice nel calcio, quando sbagli tanto poi alla fine la paghi, però alla fine fortunatamente Zappelli è riuscito a fare il gol del 2-1. La nota un po' stonata, le tante occasioni mancate, il fatto che insomma gli attaccanti non siano riusciti ad andare in gol, è appena la prima giornata, ci mancherebbe, però un gol di un attaccante questa sera avrebbe fatto piacere a molti. Gol dell'attaccante, l'importante è vincere le partite, poi chi segna segna, sicuramente serve per la fiducia degli attaccanti, no? Quando fanno gol, però l'importante era ottenere 3 punti, ci sarà da soffrire molto, però ripeto, soffrendo o non soffrendo dobbiamo cercare di vincere e soprattutto cercare di fare le partite per vincere, e quindi lo stiamo facendo, è andata bene così soffrendo oggi e speriamo la prossima volta di non soffrire così tanto. Martedì chiuderà il mercato, le faccio due domande, la prima su Galà. A questo punto resterà il giocatore a Pescara o ci potrebbe essere qualche sorpresa nelle ultimissime ore? Questo non si sa, perché il mercato lo sapete come funziona, potrebbe scappare qualcosa all'ultimo, però Galano in questo momento è un giocatore del Pescara e io penso che rimanga a Pescara. Poi oggi si è allenato, ha avuto un problemino, il mister ha preferito far giocare giustamente chi si è allenato sempre, chi meritava di giocare, e vedremo insomma gli ultimi 2 giorni come andranno. Busellato è un giocatore del Pescara ma non fa parte del progetto tecnico di questa stagione, dunque andrà via. Non so se andrà via o no, l'occasione per andare via ce l'ha avuta, l'ha rifiutata, e Busellato è un giocatore del Pescara, però non rientra nei piani del Pescara. Se non dovesse essere ceduto, che cosa accadrà? È stato chiaro il presidente, come siamo stati chiari con lui, se non sarà ceduto rimarrà fuori lista. Balzano potrebbe arrivare, un giocatore che non ha squadra, potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato? Potrebbe arrivare. È arrivato Rizzo? Ancora no, ma potrebbe arrivare anche Rizzo. Per chiudere, direttore, cosa manca al Pescara? Un attaccante, un centrocampista? Perché si parla tanto dell'arrivo di un altro attaccante e anche forse di un altro centrocampista. Queste voci corrispondono a verità? Corrispondono alla verità. Dovrebbe arrivare un difensore, come abbiamo detto, 2 centrocampisti e molto probabilmente un attaccante con determinate caratteristiche. Quindi altri 3-4 giocatori? Altri, Balzano l'ha detto lei, Rizzo l'ha detto lei, dovrebbe arrivare un altro centrocampista e più un altro attaccante.
Da un direttore sportivo all'altro, quello dell'Ancona Matelica, vecchia conoscenza del calcio abruzzese, Francesco Micciola ha parlato della sconfitta dell'Adriatico Cornacchia, dei suoi e dell'approccio avuto in estate con il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani per sedersi dietro la scrivania del Delfino, che oggi è di Luca Matteassi. Ascoltiamo Micciola. Dobbiamo diventare squadra e ci metteremo al lavoro per migliorare. Sì, comunque non dimentichiamo che il Pescara è una squadra secondo me forte, costruita per stare ai vertici della classifica, quindi hanno giocatori importanti e io penso che il Pescara arriverà in fondo e farà un grande campionato. Sì, è vero, io ho molta stima del presidente. Anche se Pescara è una grande piazza, una grande città, solo che effettivamente io avevo dato una parola, non me la sono sentita, io l'ho detto subito, però io la stima rimane per il presidente, non si può mai sapere in futuro, tutto può succedere, però io in questo momento sto bene ad Ancona, una piazza importante, con una proprietà importante, quindi faremo di tutto per fare un campionato dignitoso. E adesso andiamo in casa Teramo. Dopo la sconfitta con l'Entella di sabato sera si lavora sul mercato. La società sta cercando di chiudere per il classe 2002 Flavio Di Dio, attaccante esterno che arriverebbe in prestito dal Bologna. In mediana per Izzillo, ex giocatore della Casertana. Intanto il centravanti biancorosso Gabriele Bernardotto ha fatto il suo esordio ufficiale con la nuova maglia proprio a Chiavari nella sconfitta per 2-0. Contro l'Entella. L'attaccante è arrivato da poco da Velleno, si dice rammaricato per le occasioni sprecate ma anche ottimista per quanto i biancorossi hanno saputo far vedere in campo. Ci lascia un amaro grande perché comunque come si era messa la partita il primo tempo abbiamo fatto una partita di dominio assoluto e poi il secondo tempo per un episodio e per un calcio piazzato la partita si è indirizzata in un modo che noi non meritavamo. Però questo ci serve da esperienza e da crescita perché siamo una squadra giovane e quindi adesso dobbiamo subito pensare alla prossima partita e imparare soprattutto da stasera. Probabilmente una delle cose da imparare in vista della prossima partita ma del campionato più in generale è magari essere più concreti sotto porta, perché io al netto del rigore non dato ingiustificatamente dall'arbitro ho contato 8 palle gol nitide per il Teramo questa sera. Non era semplice contro la Virtus Entella, però è chiaro che 0 gol su 8 tentativi è una media sin troppo scarsa. Sicuramente questo anche è vero, dobbiamo essere più concreti, soprattutto io che faccio quel ruolo purtroppo, e quindi cercheremo poi da domenica prossima di concretizzare queste occasioni che comunque con il modo con il gioco del mister ci saranno sempre ogni partita. L'importante è arrivare lì davanti, poi il gol viene perché dai la palla va dentro. Quindi sono soddisfatto di stasera, però sono molto rammaricato per come è andato. Il Teramo ha tanti margini di miglioramento, sia perché abbiamo un mister che ci fa lavorare tanto e ci chiede tante cose, nel senso entriamo in campo e sappiamo già tutto quello che dobbiamo fare, quindi questo è importante. E siamo ragazzi giovani e quindi siamo ragazzi che, me stesso compreso, possiamo migliorare giorno dopo giorno. E, la seconda domanda qual era, scusami? Se ti aspettavi di giocare dal primo minuto? No, nel senso mi tengo sempre pronto, quello sì, perché comunque il mister poi la formazione la dà poco prima della partita, quindi mi tengo sempre pronto, però poi queste sono scelte del mister, io in base se iniziavo o partivo dopo ero comunque pronto per aiutare la squadra. A che percentuale è Bernardotto da 0 a 100? Bernardotto sta al 70%. Purtroppo pure l'anno scorso giocando poco ho perso ritmo partita e per un giocatore il ritmo partita fa la differenza perché poi ti puoi allenare quanto vuoi, però con i 90 minuti sulle gambe prendi la forma e prendi la condizione migliore. Io sono super ottimista perché questa sera la sconfitta è arrivata da 2 palle inattive, quindi tutta questa differenza non l'ho vista, l'abbiamo messi sotto e il primo tempo anzi se stavamo in vantaggio non avevamo rubato nulla. E poi il fatto del mercato, quello riguarda la società, il direttore, io non metto bocca.
ogni allenatore è diverso da... ognuno ha una sua idea, una sua idea di gioco, ognuno chiede diverse cose, e quindi noi calciatori che siamo professionisti dobbiamo adeguarci a quello che il mister chiede. Ti chiede però del lavoro diverso da fare, mi pare di capire. Del lavoro diverso e spero di ripagarlo tanto, perché mi ha dato tanta fiducia e sa che posso dare tanto per questa maglia. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo, questa sera alle 21 torna l'appuntamento con Replay. Enrico Rocchi in studio e i suoi ospiti per parlare del campionato del Pescara e dell'esordio vincente di sabato sera contro l'Ancona Matelica. Dunque appuntamento alle 21 in diretta ovviamente dai nostri studi. L'informazione del TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.